we'll all be friends together. Da 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 da. Ciao Barbie. Ciao Ken. We can make our lives a little better if we all just get along. We can build ourselves. Il suo vero nome è Barbara Millicent Robert, ma per tutti è solo Barbie. Definirla una bambola sarebbe riduttivo. Barbie è un'icona globale, ha più di 60 anni di vita, un tempo in cui è riuscita ad abbattere ogni frontiera linguistica, culturale, sociale, antropologica. Portavoce del femminismo e contemporaneamente dei valori della famiglia, icona pop socialmente impegnata. Paladina dell'uguaglianza di genere e dell'inclusività, interprete di trasformazioni estetiche e culturali della società lungo oltre mezzo secolo di storia, ma a differenza di altre o di altri miti della contemporaneità che sono rimasti stritolati dallo scorrere del tempo, ha avuto il privilegio di resistere alla patina degli anni e attraversare epoche e terre lontane, rappresentando 50 diverse nazionalità, rafforzando la sua identità di specchio dell'immaginario globale. Barbie, in fin dei conti, è una delle poche persone che piace più o meno a tutti, pur restando se stessa. Ciao Barbie! Ciao Ken! Ciao Ken! Andrea Ziella per Mattel, finalmente ci siamo, questo film di cui si parla da non so più quanto tempo, finalmente in Italia, finalmente a Milano, un progetto fortemente voluto da Mattel e che si sposa molto bene con la moda e con tantissimi altri mondi. Raccontaci un po' la storia della nascita di questa idea e del suo sviluppo soprattutto. Sì, ciao a tutti, è un progetto che diciamo si attende da ben quasi 65 anni, se pensiamo dalla nascita di Barbie, quindi è qualcosa che oggi siamo veramente tutti quanti molto orgogliosi. Siamo contenti finalmente di aver realizzato questo lavoro in collaborazione con Warner Bros. Discovery, che è il nostro partner della produzione in tutto quello che abbiamo fatto anche qui oggi nella premiere di Milano, che anticipa qualche giorno quella che sarà l'uscita nelle sale cinematografiche. Ehi, il mondo reale! Che cosa succede? Perché quegli uomini mi guardano? Sì, stanno fissando anche me! Anche noi, per dovere di cronaca, diciamo, non l'abbiamo ancora visto, però da sempre, soprattutto negli ultimi anni, che sei più sensibile al tema, il personaggio di Barbie è stata portavoce di molti dei più importanti valori che da tanto tempo cerchiamo di diffondere nella società. Noi, lavorando attivamente nel mondo della moda, vediamo anche gli stilisti che sposano le stesse idee, gli stessi messaggi, e forse questo film potrà fare anche da amplificatore a questo per le nuove generazioni di donne. Certo, infatti anche nel caso mio specifico ancora non ho avuto modo di vederlo, quindi anche per me sarà la prima volta oggi, ma di certo quello che ha cercato di fare Mattel in questo film è proprio raccontare un pezzo di storia di Barbie attraverso dei personaggi noti al pubblico, ma sempre restando con attenzione a quelli che sono i valori che l'azienda vuole trasmettere. Sostenuto da quasi tutti i più importanti brand a livello europeo e globale. Possiamo dire che la moda gioca con Barbie. Ecco, questo è stato dal brand di alto lusso, e abbiamo visto anche come Margot Robbie in tutte le presentazioni dei film abbia indossato proprio diversi stilisti, perché Barbie è davvero everything. Quindi la possibilità di poter essere in collaborazione con tutti questi brand rappresenta proprio l'essenza di questa icona ormai nel tempo che è Barbie. Michele Bravi, che piacere incontrarti anche qua.
Barbie non solo un personaggio, non solo un'icona, ma anche la portatrice di importanti messaggi di inclusività dal punto di vista sociale. Cosa ne pensi di questo? Beh, totalmente vero. Adesso, insomma, Barbie ha creato un immaginario. Il fatto di vederla, vedere questo immaginario anche al cinema, insomma, è un bel passo. E quindi sono proprio curioso di capire che cosa è stato creato. È bello. Come la vedi Margot Robbie nei panni di Barbie, oltre ad essere esteticamente perfetta? Lei è stupenda, una delle più grandi attrici giovani che ci sono oggi. E quindi, insomma, credo sia veramente un ruolo azzeccatissimo. Grazie Michele. Grazie a voi. Che cosa ci fai qui? Vengo insieme a te. Hai portato i rollerblade? Non esco mai senza letteralmente. Siamo stati all'ultimo compleanno di Barbie e ora siamo giunti a quale compleanno, così lo diciamo per chiudere il servizio. Quanti anni ha oggi Barbie? Non sembrerebbe, ma ne ha 64 e l'anno prossimo raggiungiamo il 65esimo. 75 anni e non sentirli. Non sentirli e aspettate tante altre novità nei prossimi mesi. Grazie mille da Andrea Zielle, a tutta Mattel, e grazie per averci invitato a questa bellissima serata. Grazie. Grazie mille, grazie. Ha ha ha!